questo incontro che è ospitato dall'onorevole Di Lauro, che ringrazio, e che è organizzato da Ion Foundation, e abbiamo qui il direttore, il dottor Nicola Marino, che saluto e ringrazio. Allora, io darei immediatamente la parola, anche perché siamo lievemente in ritardo, all'onorevole Carmen Di Lauro, deputato, membro della Commissione Affari Sociali, che ci ospita. Ecco, noi oggi qui parliamo di longevità. Longevità in un momento particolare, perché siamo in una condizione demografica molto molto particolare. Abbiamo un calo drastico della natalità, con tutto quello che comporta poi dal punto di vista demografico nell'impatto sulla vecchiaia. Una banale riflessione che poi si fa raramente è: pensate alle donazioni di sangue, a come sarà difficile approvvigionare il sangue per chi ne ha bisogno fra 20-30 anni. Ecco, per questo motivo abbiamo bisogno certamente di persone che diventano più anziane, ma che lo fanno in salute. Quindi, come le istituzioni possono beneficiare dalla longevità, ma anche incentivarla? Grazie innanzitutto ai presenti e ai relatori, al mio collega Nicolò Invidia che mi ha coinvolto della scorsa legislatura. E allora, innanzitutto vorrei partire da un dato che penso conosciamo un po' tutti. Quando si parla di longevità, quando si parla di longevi, stiamo parlando di milioni di persone, circa 14. È chiaro quindi che è un argomento di cui le istituzioni e la politica devono occuparsi. C'è una sorta di imperativo categorico in questo caso e diventa un'urgenza e una necessità. Chiaramente è un argomento che va di pari passo con quello che è la sanità pubblica, con quello che abbiamo oggi, con l'esistente, che è un esistente che assolutamente è in difficoltà. In questo periodo in Commissione Affari Sociali abbiamo un'indagine conoscitiva in corso, che è quella sui pronto soccorso. Abbiamo delle difficoltà molto molto gravi ed evidenti. L'accesso al pronto soccorso chiaramente spesso avviene anche da parte di persone longeve che purtroppo sempre più spesso vanno incontro a malattie croniche, malattie che compromettono in maniera molto grave la loro salute. Quindi la questione del pronto soccorso è solo uno degli esempi che vi posso riportare, ma ce ne potrebbero essere molti altri. Io personalmente, fin dalla scorsa legislatura, mi sono occupata moltissimo di salute mentale, che è un settore della salute che per oltre 15 anni è stato assolutamente trascurato, è stato quasi invisibile agli occhi delle istituzioni. E poi, sfortunatamente, a causa della pandemia, abbiamo visto poi come è emerso in una maniera anche molto violenta. Ho sempre pensato che, se non si sta bene dentro, è molto difficile poi star bene fuori. E quindi, ecco, le politiche per la salute mentale io credo che siano di pari passo essenziali, anche perché abbiamo numerosi dati che ci dicono che, in presenza di una malattia, un disagio psichico più o meno grave, conseguentemente, dopo poche settimane o pochi mesi, avremo anche dei disturbi più o meno gravi anche a livello proprio fisico-biologico. Quindi sono assolutamente, psiche, mente e corpo sono assolutamente imprescindibili e vanno curati di pari passo. Curati sarebbe ancora meglio parlare di prevenzione. Noi oggi siamo qui anche per parlare di prevenzione. Prima, poco fa, il capogruppo della mia commissione, Andrea Quartini, che ringrazio per la presenza, mi ha detto una cosa molto significativa. Ha detto: "Non ho mai visto tanti giovani ad un evento sulla longevità". Ecco, io penso che sia essenziale oggi parlare anche ai giovani, perché noi stiamo parlando qui di una longevità in salute, stiamo parlando di vita attiva, stiamo parlando di arrivare non solo di allungare la vita, ma di migliorarne la qualità. Ecco, brevemente vi posso riportare anche un'esperienza personale. Io sono cresciuta, ho trascorso tantissimi anni della mia vita con i miei nonni, quindi ho vissuto anche in prima persona la funzione anche importantissima che hanno oggi gli anziani per quanto riguarda la cura e il sostentamento dei nipoti all'interno delle famiglie, ma ahimè ho assistito anche a un loro decadimento psicofisico ed è stato un periodo
molto triste, molto duro, perché hanno trascorso gli ultimi 7-8 anni della loro vita stando a letto, perdendo l'autonomia e chiaramente dando una grande sofferenza non solo a loro stessi, perché poi a un certo punto si sentono un peso, no? Sentono di gravare su tutta la famiglia, sentono di dare un dispiacere. Quindi, insomma, è sicuramente un qualcosa di cui ci dobbiamo occupare. Io la settimana scorsa ero ad un incontro con la CONFAD, che è un'associazione nazionale che si occupa di caregiver, e giustamente quando si parla di assistenza a un proprio familiare, molto spesso proprio agli anziani, giustamente sono persone che richiedono riconoscimento anche di tipo economico. Quindi stiamo parlando di costi per lo Stato che sono assolutamente esorbitanti. In Commissione Affari Sociali io penso che a breve discuteremo delle nuove norme approvate dal governo proprio di recente per quanto riguarda gli anziani, e siamo pronti sicuramente a intervenire, a migliorare il testo, perché la longevità in salute deve essere un diritto. Io ho visto Cioè, ho preso che nella scorsa legislatura anche c'era un intergruppo dedicato alla longevità che era stato fatto partire dall'allora vicepresidente del Senato Paola Taverna, dove si chiedeva proprio di inserire anche la parola anziani nella carta costituzionale, che credo sia un bel messaggio sia da un punto di vista concreto, legislativo, ma anche simbolico e culturale. E ho visto che c'è stato anche il lancio di un nuovo intergruppo in questa legislatura, dove sicuramente aderirò con piacere, e speriamo che in maniera anche trasversale con gli altri partiti, opposizione e maggioranza, si riesca a lavorare per questo tema che sempre più ormai anche l'attualità ci restituisce come tema importante, fondamentale e dirimente. Beh, grazie mille onorevole e grazie anche per l'impegno che vuole dedicare a questo tema. Adesso chiamerei il direttore della Fondazione Ion, il dottor Nicola Marino. Prima permettetemi di introdurre un po' la Fondazione per chi non dovesse conoscerla. Ion mira a tradurre le più recenti ricerche scientifiche nel campo della longevità in politiche che siano in grado di estendere la vita umana e migliorare la qualità della vita stessa. Abbiamo con noi il direttore, dottor Nicola Marino. Grazie mille, buongiorno a tutti e grazie per averci ospitato all'onorevole Carmen Di Laura. Si sente adesso? Ok. E questo è uno degli incontri che noi stiamo realizzando appunto in materia di longevità. Quando si tratta di longevità però c'è un misunderstanding dal punto di vista comunicativo, cioè soprattutto nella cultura italiana l'accezione alla longevità è quello dell'estendere gli anni di vita vissuti. Probabilmente è una definizione assolutamente errata per quello che è il concetto, o comunque è parziale. L'obiettivo invece fondante della longevità, della ricerca in materia di longevità, è quello di estendere gli anni di vita vissuti in salute, che è un elemento fondamentale. Perché questo? Perché abbiamo visto la constatazione dal punto di vista socio-economico-culturale, e quindi in particolar modo dettato dai cambiamenti demografici, abbiamo avuto una rottura negli ultimi 30 anni di quella che è la relazione stretta fra natalità, qualità della vita, quindi salute individuale, e PIL. Quindi un elemento portante di una società moderna è la qualità della vita di un individuo facente parte della società. Quindi l'obiettivo nostro, e sarò molto breve per poi promuovere ovviamente gli interventi degli esperti, il nostro obiettivo è quello di sintetizzare, implementare innanzitutto la ricerca in materia di longevità e quindi la ricerca sull'invecchiamento, settore della biologia dell'invecchiamento. Questo promuovendo ovviamente relazioni internazionali e sfruttando il capitale umano incredibile che noi abbiamo dal punto di vista di ricerca e istituti di ricerca italiani. Poi ne accenneremo dopo anche un evento molto importante che realizzeremo nel prossimo marzo per catalizzare i massimi esperti proprio in Italia e far sì che l'Italia renda un hub della longevità e un caso studio internazionale. È un progetto ambizioso, ma sicuramente riusciremo a raggiungere ottimi risultati. E poi è chiaro che la parte politica diventa dirimente, in particolar modo nell'accezione
degli interventi delle politiche in materia di promozione della salute e quindi vanno in ottica One Health dall'individuazione di politiche per il controllo e la riduzione del consumo o aumento della tassazione in materia di junk food, come quello che stiamo vedendo in maniera virtuosa in paesi come paesi anglosassoni in particolar modo. L'istruzione è un elemento dirimente, ma ancora l'inquinamento, la promozione del patrimonio abitativo in ottica di integrazione dell'ambiente e quindi anche delle relazioni con i sistemi biologici tutti. È chiaro, concludo dicendo che le prerogative italiane sono quelle di una demografia che potrebbe sembrare negativa rispetto alla promozione della longevità, in realtà potremmo renderla come un elemento, ecco, come dicevo prima, un caso studio internazionale. Ancor più la cultura italiana, prevalentemente rispetto a quello che è una dieta mediterranea, classico elemento di promozione della longevità, e poi uno stile di vita finalizzato soprattutto alle relazioni, e questo è un fattore appunto dirimente. In sostanza, per concludere, da quelli che sono la promozione degli stili di vita sani a quello che è lo sviluppo in termini di ricerca, dobbiamo aggiungere una parte di interesse politico-istituzionale, relazionale e ancor più di sviluppo tecnologico, perché poi chiaramente algoritmi di intelligenza artificiale, sanità digitale, un sistema sanitario pubblico digitalizzato ci permetterà poi di acquisire nuovi insight e promuovere nuovi modelli anche di assistenza nel lungo termine, promuovendo quindi un anni di vita in salute. E con questo concludo e vi ringrazio. Grazie mille Nicola, grazie al direttore della Fondazione Ion. Mi piacerebbe commentare a lungo questo intervento che ci ha dato tantissimi spunti, ma andiamo veramente di corsa, quindi chiamerei immediatamente Chiara Herzog, che se non sbaglio si collega da remoto. Ok. Chiara? Ciao. Are you here? Yes. Sì. Ok, ringraziamo Sara Moreo che sarà la nostra traduttrice e interprete e vorrei introdurvi la professoressa Herzog che è una biologa molecolare, studia la biologia del cancro, l'epigenetica e la prevenzione delle malattie presso l'Università di Innsbruck. Da lei vorremmo sapere come possiamo quantificare degli indicatori di invecchiamento e come possiamo monitorare degli interventi che siano mirati a un processo anti-aging. Prego. Okay, you have the floor basically. Great. Hello. Let me share my screen. Adesso Ciao, condivido lo hello, schermo. Martina. My name is Dr. Chiara Herzog, and I will briefly introduce biomarkers of aging and their importance for longevity medicine. Salve a tutti, mi chiamo Chiara Herzog, sono qui per spiegarvi brevemente cosa sono i biomarcatori dell'invecchiamento nell'identificazione della longevità e di interventi per la longevità. I will specifically focus on some of the work we have been doing at the Biomarkers of Aging Consortium and at the European Translational Oncology Prevention and Screening Institute at the University of Innsbruck. In particolar modo mi focalizzerò sullo studio che abbiamo condotto al consorzio Biomarkers of Aging, ovvero biomarcatori dell'invecchiamento, e in particolar modo presso l'Istituto Europeo di Prevenzione e Screening Oncologico Traslazionale per quanto riguarda Innsbruck. So the main topic today is about aging and longevity, and we all know that aging is a major risk factor for disease. I work a lot on cancer, and we know that obviously cancer increases with age. And in fact, over two-thirds of cancers are in individuals over the age of 65. In particolar modo, parlerò di longevità e di quanto la longevità in effetti abbia delle conseguenze sull'insorgere di malattie. Sappiamo benissimo, io sono una grande studiosa soprattutto per quanto dei tumori e il tumore aumenta, la possibilità di contrarre il tumore aumenta quando aumenta anche l'età. In effetti, come possiamo vedere dal grafico, circa due terzi dei tumori sorgono quando si è ultra 65 anni. Modern medicine has enabled an extension of lifespan, and this map shows the average life expectancy in Europe in 2021. And we see that actually a lot of countries have lifespans well beyond 80 years of age.
In questo grafico invece mostro l'aspettativa di vita e dal grafico si può vedere l'aspettativa di vita delle donne e possiamo vedere nel 2021 che in molti paesi l'aspettativa di vita arriva a oltre gli 83 anni. However, as we have already heard from previous speakers today, a life expectancy does not always translate to a healthy life. If we look at the same map and color scheme, but instead look at healthy life years, we see that many countries have healthy life years much lower than the actual life expectancy. Tuttavia, come già prima è stato anticipato, l'aspettativa di vita non significa vivere una vita in buona salute. In effetti, nel grafico a fianco possiamo notare che l'aspettativa di vita differisce dalla vita in salute e notiamo il dato significativo di 61,3 anni. Italy is actually doing a little bit better than Austria, and possibly that has to do with the nice Mediterranean diet. L'Italia sta lavorando molto a tal proposito anche con l'Austria per promuovere una dieta mediterranea. However, on average, in many countries, the time spent with at least one age-related condition is 20 years. In molti paesi possiamo anche notare che il dato di 20 anni indica effettivamente l'età, gli anni spesi vissuti con almeno una malattia relegata chiaramente all'età, quindi che dipende dall'età. Today we are here to talk about longevity, and one of the fundamental questions is, can we target aging? Indeed, it seems that as early as the 1940s, we have known that we can extend lifespan by reducing food intake, and possibly this could also delay the onset of age-related disease, and this is what we call health span. Qui oggi dobbiamo porci una domanda: come la longevità può minare l'invecchiamento e come possiamo utilizzare la longevità in questo senso? Già negli anni 40 sapevamo che la durata della vita può essere modulata tramite chiaramente alcune azioni che promuovono uno stile di vita salutare chiamato health span in English. And this has led to what we now call the geroscience hypothesis, which suggests that by targeting the molecular mechanisms underlying aging, we can prevent, delay, or reduce the onset of multiple age-related diseases. E questo è ciò che noi chiamiamo l'ipotesi della geroscienza, ovvero minare all'invecchiamento tramite processi che possano ridurre l'invecchiamento, che possano posporre l'invecchiamento e chiaramente ridurre anche l'insorgere di malattie che sono strettamente connesse all'invecchiamento. In humans, however, this is a little bit tricky to study because we live relatively long. So, to see whether interventions to target aging work, we need something to easily measure aging, and this is what we call biomarkers of aging. Per l'essere umano purtroppo questo è un po' difficile perché viviamo a lungo e quindi abbiamo bisogno di misurare in maniera corretta, questo dato e lo facciamo con i biomarcatori dell'invecchiamento. So, what do we mean by biomarkers of aging? We know that humans of the same chronological age, so time since birth, have a different biological age or body age. Many of these measurements already exist, and in fact, even as early as 1969, it has already been shown that tests for human physiological age are required. Cosa sono allora i biomarcatori dell'invecchiamento? Sappiamo già, che l'essere umano ha due tipi di età, l'età cronologica e l'età biologica, e abbiamo già molti strumenti per misurare queste due diverse età. Infatti, già nel 1969 si era affermato che ci sono già troppi test a tal proposito. So, in the context of longevity, what could we use these biomarkers of aging for? First, they could help us understand aging at a molecular level, which could help us identify new medicines. Quindi come possono essere utili nel campo della longevità i biomarcatori? Prima di tutto per capire l'invecchiamento a livello molecolare, quindi identificare nuove molecole che possono essere utilizzate poi per medicina.
Then, when measured across many people, they could also help us to understand how aging is really linked to disease risk. A livello invece di popolazione, possiamo capire come l'età e l'insorgere di malattie siano interconnesse. And importantly, they could help us measure aging at an individual level to personalize healthcare. E per quanto riguarda l'aspetto individuale, chiaramente può essere utile per capire a livello individuale quali terapie intraprendere. Today I wanted to illustrate how biomarkers can prevent disease using a simple example from cardiovascular medicine. Oggi vorrei mostrarvi come i biomarcatori possono essere utilizzati in svariate occasioni, in questo caso per le malattie cardiovascolari. We know that high blood pressure is a risk factor for heart disease, but thanks to the invention of the Italian physician Rivarocci, we can measure it in a simple way. Pensiamo per esempio alla misurazione della pressione sanguigna. Sappiamo bene che c'è già uno strumento che può fare questo ed è grazie a Rivarocci, un italiano. In case of high blood pressure, we can take an action, for instance, taking medication, and using repeat monitoring, we can check whether this action worked or whether we need to adjust or continue, hopefully leading to improved outcomes. Chiaramente nel caso in cui ci fosse un'alta pressione possiamo prendere delle medicine e monitorare la situazione, quindi capire se la terapia che abbiamo intrapreso è corretta o no e eventualmente aspirare a un risultato positivo. We believe that biomarkers of aging could follow a very similar model, but measured the risk for multiple diseases simultaneously and combined with interventions could enable longevity. I biomarcatori dell'invecchiamento svolgono un ruolo simile in realtà, però ci permettono di considerare più malattie contemporaneamente. Questo ci aiuta anche a capire come possiamo intervenire in maniera appropriata. Many biomarkers of aging have actually already been developed, such as epigenetic clocks, but questions remain. Ci sono già alcuni strumenti che sono stati sviluppati per quanto riguarda i biomarcatori dell'invecchiamento, come ad esempio gli orologi epigenetici. Some of the questions are, among the many biomarkers, what should we use and when? And do they work? Ci sono tante domande ancora a tal proposito, per esempio, quando utilizzare tali biomarcatori e effettivamente funzionano? Non lo sappiamo. We are also not sure how we can implement them in current care settings and how to compare them strategically to see which ones work best. E ci sono anche dei dubbi circa la loro implementazione, quindi quali sono le strategie da adottare e quali biomarcatori utilizzare. So currently there is a lack of standardization and consensus to really drive these biomarkers into clinically useful tools. Purtroppo attualmente c'è ancora una mancanza di standardizzazione a tal proposito, ovvero trasformare i biomarcatori in strumenti clinicamente utili. And today I wanted to briefly highlight two parts that we are doing both in Austria for biomarker development, but also with the Biomarkers of Aging Consortium to really drive standardization and consensus building. E oggi vorrei anche parlare di due iniziative importanti in Austria. Chiaramente l'UTOPS, come avevo detto prima, l'Istituto Europeo di Prevenzione e Screening Oncologico Traslazionale e il Consorzio di Biomarcatori dell'Invecchiamento, che mirano a promuovere una standardizzazione, ma anche una crescita sempre più di coscienza a tal riguardo. Very briefly about the consortium, we were founded at the end of 2022 by leading researchers at Harvard and Stanford University and other institutes. Vorrei introdurre brevemente adesso il consorzio, è stato fondato nel 2022 da ricercatori leader ad Harvard. Currently, we have three main areas of focus. Number one, we bring leading experts from different expertises together to build consensus using a Delphi-based model.
One of our manuscripts has been published last year in Cell, a leading biomedical journal, and another one has been accepted in another leading medical journal. Lavoriamo su tre campi. Il primo riguarda quello di mettere insieme diversi esperti del settore per costruire pian piano un consenso sempre più ampio. Sono stati pubblicati in realtà anche alcune riviste, in particolare un giornale sulla biomedicina, e poi ce ne saranno chiaramente altri che verranno pubblicati in futuro. We are also very interested in identifying recommendations to advance biomarkers to the clinic, including by integration with existing regulatory frameworks. Chiaramente siamo anche molto interessati in proporre delle soluzioni per l'implementazione dei biomarcatori, ma anche per arrivare a un accordo con il quadro legislativo. We also host scientific meetings to showcase the latest research and drive innovation and networking. Our event in San Francisco last year was sold out, and we're currently planning this year's event at Harvard Medical School. Inoltre organizziamo anche molti incontri scientifici, questo sempre per promuovere l'innovazione e promuovere il consenso. È stato organizzato un evento l'anno scorso a San Francisco, sold out, e ne stiamo programmando un altro per il prossimo anno. We're also interested in building community and open source tools for standardization to improve reusability with data science tools. We also host challenges that anyone with an interest in biomarkers can get involved in, and we generate our own data or harmonize existing data to improve comparison of biomarkers. Inoltre siamo molto interessati nel costruire una vera e propria comunità e chiaramente per riutilizzare i dati che già abbiamo a nostra disposizione. Ci sono molte sfide chiaramente a cui dobbiamo far fronte, però vogliamo appunto proporre un dispositivo che sia open source, ovvero che sia accessibile a tutti, ed è quello che abbiamo fatto, possiamo vederlo nello schermo. Chiaramente vogliamo anche creare armonia tra i vari dati già presenti, e questo per poter comparare sempre più biomarcatori. Closer home to Europe, we're also working on biomarkers of aging and disease. We recently found that we can detect and predict the risk for multiple women's cancers using non-invasive cervical or cheek swab samples, which could revolutionize health screening and monitoring. Inoltre, per quanto riguarda il quadro europeo, abbiamo scoperto che possiamo prevenire l'insorgere di tumori, e come? Attraverso dei campioni non invasivi, orali o cervicali. To expand these insights for health monitoring, we recently completed a study in over 150 healthy women to assess the personal health effects of intermittent fasting or giving up smoking on repeated clinical, digital and molecular features, generating over 1 billion data points from different samples, and we hope to publish these findings soon. A tal proposito abbiamo condotto uno studio su oltre 150 donne in salute, chiaramente applicando alcune cose, ad esempio lo smettere di fumare o monitorare alcuni aspetti, e questo ha creato oltre 1 miliardo di dati che speriamo di poter condividere presto con tutti. We also have follow-up studies in 800 people, and we hope that these data together will construct an atlas of personal biomarker profiles that can help to validate existing or new biomarkers and understand how health interventions affect different people differently. Inoltre abbiamo condotto anche uno studio su un campione di oltre 800 persone, questo per creare come risultato un atlante dello stile di vita che possa creare un profilo personale, un profilo individuale per in primo luogo valutare i vari biomarcatori e soprattutto per capire quali interventi porre in atto nel caso di insorgere di malattie. Biomarkers of aging and advances in technology will undoubtedly have the potential to transform healthcare and optimize longevity, but there is still a road ahead. I biomarcatori e chiaramente l'innovazione a livello tecnologico hanno un grandissimo potenziale per cambiare non soltanto come assistiamo a livello sanitario, ma anche in campo di longevità. Però c'è tanto lavoro ancora da fare, purtroppo.
First, we need to transform the current model of sick care, so treating diseases when they have arisen, to a healthcare being more proactive, and we need to engage with various stakeholders. In primo luogo, dobbiamo cambiare il nostro modello, quindi passare da un'attenzione alla malattia a un'attenzione alla salute. E questo è importante, dobbiamo però impegnarci con tanti diversi stakeholder. First, we need to speak to researchers and come together to drive this, but we also need to interact with clinicians, medical doctors, regulators and governments, and I'm very glad this event has been organized today to showcase this. In primo luogo i ricercatori sono essenziali per innovare questo settore. Dobbiamo anche però essere in accordo con dottori, ma con il governo. Il governo è molto importante in questo campo e sono davvero molto fiera e felice che questo evento sia stato organizzato oggi, perché ne è la dimostrazione. However, we also need to engage with patients and the healthy population to educate them about healthcare, especially people that are maybe not usually health aware. Chiaramente dobbiamo anche includere pazienti e persone in salute per cambiare anche il modo in cui istruiamo. E quindi soprattutto le persone che tendenzialmente non hanno degli atteggiamenti troppo salutari. With that, I'd like to wrap up my short presentation. I hope I was able to give some brief insights, and I'd like to thank my team in Austria and the Biomarkers of Aging Consortium. Here are my contact details, and grazie mille per la vostra attenzione. Con questo vorrei concludere la mia breve presentazione, sperando di avervi lasciato qualcosa, qualche spunto di riflessione. Grazie mille per essere qui, per avermi invitata. Questi sono i miei contatti e vi ringrazio molto. Grazie mille alla dottoressa Herzog e anche grazie a Sara Moreo che ha tradotto e ci ha permesso di godere di questa ottima presentazione. Adesso chiamerei il dottor Marco Quarta, che è uno scienziato, biotecnologo, ha un dottorato di ricerca in neuroscienze e una formazione postdoc in invecchiamento e biologia delle cellule staminali presso l'Università di Stanford. Lui guida la Rubero Life Science nella missione di sviluppare trattamenti per le malattie correlate all'invecchiamento. C'è il dottor Quarta? Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. È un piacere essere qua, ringrazio moltissimo dell'invito, l'onorevole Di Laura e la Fondazione E.ON. Quindi io vorrei, intanto ci tengo moltissimo e con grandissimo piacere che vedo che insomma le istituzioni tengono di importanza questo argomento di longevità, che chiaramente è un aspetto di cui mi sono occupato per tutta la mia carriera scientifica, come un accademico inizialmente, ma adesso anche come imprenditore nelle aziende. Quindi Rubedo Life Sciences è quella che gestisco direttamente, ma ho fondato anche altre aziende nel settore della longevità. Perché, come è stato detto prima, secondo me è fondamentale sottolineare l'importanza dell'impatto socio-economico. Cioè la capacità di allungare la qualità della vita e quindi di rallentare il processo di invecchiamento biologico, che attenzione è diverso da quello cronologico, permette proprio di diminuire un impatto economico ma anche sociale. C'è un costo, come è stato sottolineato prima, c'è un costo emotivo del singolo, della famiglia, della società, che la degenerazione negli anni, soprattutto dopo i 65 anni, appunto mette a rischio di sviluppare non una ma molteplici malattie legate all'invecchiamento. Però appunto questo può avvenire in diversi momenti dell'età, può essere anche accelerato da condizioni ambientali, da condizioni come l'inquinamento o i cambiamenti climatici, epidemie. Abbiamo visto recentemente il caso del Covid, che è un virus che appunto in casi più severi accelera l'invecchiamento biologico, e quindi è un fenomeno plastico, può essere accelerato ma può essere anche rallentato, e quindi queste terapie di longevità, come per esempio che stiamo sviluppando, di cui mi occupo,
vanno ad agire su questi meccanismi biologici dell'invecchiamento, come ad esempio eliminare cellule senescenti, che sono cellule che si accumulano nei tessuti, causano un'infiammazione cronica e sono causate da danni extracellulari che nel tempo comportano questo lento accumulo di cellule che, rilasciando fattori patologici, poi sono la causa di questa infiammazione cronica progressiva che poi degenera in diversi tessuti, malattie croniche, neurodegenerative, cardiovascolari, eccetera. Qui eliminando queste cellule si può eliminare dai tessuti la sorgente di fattori proinfiammatori causati da queste cellule dannose dell'invecchiamento. Questo l'abbiamo fatto dimostrato noi come tanti altri in modelli animali, dove per esempio un topo anziano recupera, non solo rallenta, ma recupera, inverte i processi di invecchiamento, rigresce il pelo, i muscoli, la capacità cognitive e funzionali dei tessuti. Può essere fatto questo nell'uomo? Certamente, anche se questo, diciamo, la traduzione in processi clinici richiede appunto un impegno di ricerca e sviluppo notevole, quello che stiamo portando noi adesso nella clinica. Ma ci sono tanti altri meccanismi dell'invecchiamento che possono essere, diciamo, utilizzati come un processo per rallentare questo decadimento nel tempo. Quindi il risultato qual è? Come è stato detto prima, non è tanto quello di allungare la qualità della vita, questo lo possiamo già fare oggi attaccando una persona a una macchina. L'abbiamo già fatto con la medicina. Il motivo di cui parliamo oggi è che appunto c'è una popolazione che invecchia e che vive più a lungo, ma con il fardello di malattie legate all'invecchiamento. Riuscendo a cambiare questa traiettoria, come dicevo prima, avrebbe un impatto socio-economico enorme. È stato calcolato, ad esempio, che il posporre di solo un paio d'anni lo sviluppo delle malattie croniche, diciamo la media è intorno ai 65 anni, ma spostandolo ai 67, 68, è stato calcolato che avrebbe un impatto sul costo sanitario di trilioni di dollari a livello globale e in ogni singolo paese. Soprattutto in paesi, quelli sviluppati come l'Italia, dove appunto la popolazione sopra i 65 anni ha superato quella sotto i 5 anni. E questo è un trend crescente, che comporterà inevitabilmente a una crisi socio-economica, diventerà insostenibile. Quindi è fondamentale prendere azione fin da subito. Allora, quindi questa terapia di longevità significa appunto operare in primis sulle malattie croniche dell'invecchiamento. Cioè in qualche modo agire su chi è già malato, ma è anche il processo più facile per misurarne l'efficacia. Abbiamo appena sentito dei biomarcatori di invecchiamento, i biomarker of aging, che però appunto non sono ancora stabiliti, sviluppati e pronti per essere usati come surrogati per misurare la capacità rigenerativa o di ringiovanimento. Quello che possiamo però fare fin da subito è testare in persone anziane afflitte da queste malattie per vederne gli effetti e validare l'efficacia di farmaci che possono entrare, diciamo, nel mercato approvati per certe malattie dell'invecchiamento, ma con l'idea poi di espandere la funzione da un intervento reattivo, una medicina reattiva, a una medicina preventiva. Ad esempio, i farmaci che sviluppiamo a Rubedo sono sviluppati tramite l'impiego, ad esempio, di intelligenza artificiale, dati genomici, singola cellula, chimiche innovative per fare molecole che vanno ad agire esclusivamente in queste cellule senescenti. Quindi sono pensati per persone sane, in primis. Testati prima in persone anziane, in modo che hanno già un accumulo eccessivo di queste cellule senescenti e che soffrono di malattie progressive che causano la degenerazione. Eliminandole se ne può fermare o rallentare questo processo. Ma questi farmaci, una volta approvati, essendo pensati per persone sane, più giovani, hanno la capacità di essere un intervento preventivo. Pensiamo a una persona che li prende in anticipo, quando queste cellule senescenti si stanno accumulando, ma ancora non hanno raggiunto una soglia critica patologica, per eliminarle in modo che questo processo possa essere posposto nel tempo.
Ecco, importante perché terapie di questo tipo possono democratizzare un rischio socio-economico che affligge soprattutto poi popolazioni meno privilegiate, che hanno meno accesso a interventi medici, di educazione, che appunto soffriranno di più dell'impatto di cambiamenti climatici o di inquinamento, che sono cause di accelerazione, ad esempio, dell'invecchiamento biologico. Quindi farmaci che possono essere introdotti appunto in un contesto specifico clinico, ma poi espansi a tutti in modo da abbassarne anche il prezzo e renderli agevoli per tutti quanti. E questo nuovo campo della medicina della longevità, per questo, diciamo, per sviluppare questo ecosistema, è necessario che appunto di operare con le istituzioni per creare appunto un ecosistema che non sia soltanto, diciamo, lo sviluppo di farmaci, ma anche quello che ne sta intorno, la capacità di operare col sistema sanitario, con educare la popolazione e agire. Bisogna appunto prevenire anche da un punto di vista operativo il rischio di raggiungere una soglia critica per cui diventerà, diciamo, l'impatto dell'invecchiamento sulla popolazione, soprattutto l'impatto sulla salute della popolazione che invecchia, che possa diventare insostenibile, quindi una crisi che può essere prevenuta. Quindi è importantissimo anche di sostenere la ricerca e l'imprenditoria che si occupa nello sviluppo di queste possibili soluzioni al problema delle malattie legate all'invecchiamento. Io con questo voglio ringraziare e sono anche contento di rispondere a domande se ci sono. Grazie a lei. Magari lasciamo le domande per la fine, perché abbiamo dei tempi molto contingentati e quindi andiamo un po' di corsa. Abbiamo ascoltato le istituzioni, abbiamo ascoltato il mondo della ricerca, il mondo della ricerca e dell'impresa, abbiamo ascoltato tutti questi mondi. Adesso ascoltiamo la dottoressa Eleonora Goldoni, che è una calciatrice della SS Lazio, laureata in nutrizione, estremamente seguita sui social, dove centinaia di migliaia di persone la seguono, e con lei parleremo proprio di come rendere popolari, come dire, rendere più noti al grande pubblico, che abbiamo appena visto sarà quello che beneficerà di più di politiche sulla longevità. Quindi, come possiamo, dottoressa, secondo lei, rendere il tema longevity più popolare? Come possiamo farlo arrivare a tutti? Beh, innanzitutto, anche se siamo alla fine di questa conferenza, volevo ringraziare per l'invito, perché per me è veramente un onore poter partecipare e soprattutto ascoltare anche i relatori a fianco a me. Credo che ognuno di noi, in realtà, non tanto solo le persone popolari, abbia responsabilità a riguardo, e la responsabilità è comunque un valore, perché porta con sé una miriade di opportunità. Adesso comunque siamo anche nel bel mezzo di una grande rivoluzione digitale che incide costantemente sulla nostra vita, sul patrimonio culturale e sociale, con l'utilizzo di internet e in particolare dei social media. E io vedo in realtà in questa possibilità, cioè l'utilizzo dei social media, un grande strumento di comunicazione per lasciare anche la nostra impronta, il nostro messaggio. Alla fine siamo costantemente osservati, siamo costantemente circondati da persone che giudicano un pochino e osservano quello che facciamo, ma indipendentemente che siamo persone popolari o meno, che utilizziamo meno i social media, certo, sono mezzi di comunicazione veramente potenti. Io li chiamo un po' dei grandi megafoni, perché poi con un click, con una pubblicazione, si possono raggiungere centinaia di migliaia di persone e soprattutto di ragazzini, di ragazzine, che creano una sorta di ispirazione nei tuoi confronti, creano affidabilità, puoi creare fidelizzazione. Ecco che poi agiscono per emulazione, e qui nasce l'importanza di
di creare anche contenuti che vengono sinceramente da sì un dovere, ma più che altro dalla volontà di creare contenuti con messaggi positivi che parlano del nostro stile di vita, quindi dall'alimentazione all'attività sportiva o semplicemente a tutti i fattori relazionali, quindi dentro ci possiamo inserire educazione, ci possiamo inserire valori, istruzione e tutto questo può portare a una promozione della longevità. Quindi sicuramente il nostro ruolo di atleti o comunque persone seguite sui social è veramente importante, porta responsabilità, però questo credo veramente possiamo allargarlo ad ognuno di noi, perché questa opportunità, questo bacino di utenza ce l'abbiamo in realtà tutti i giorni nel corso della nostra giornata, che sia però una promozione sempre di più per fare agire in maniera positiva per emulazione. Grazie mille davvero per questa testimonianza e anche per questi suggerimenti che un po' chiamano tutti quanti noi in causa, più o meno seguiti, e una prima occasione di attivazione si terrà a breve, dal 14 al 27 marzo, perché la città di Milano diverrà l'hub mondiale sulla ricerca sulla longevità. È un progetto interessantissimo, per questo io chiamo Viviana Casam, giornalista, ha lavorato al Corriere della Sera, per Rai, televisione, ha organizzato eventi istituzionali, insomma è difficile per me poterla presentare meglio di come farebbe lei. La chiamo che insieme al dottor Marino ci presenterà questo grande evento che è il Milan Longevity Summit. In veste di presidente di Brain Circle Italia, che è un'associazione che ho fondato 15 anni fa insieme a Rita Levi Montalcini per divulgare la ricerca sul cervello al grande pubblico, perché bisogna sapere come funziona il cervello, come funziona la salute, e devono saperlo tutti. Noi siamo una no profit e quindi ci tengo a dirlo. Intanto io voglio notare, avete detto all'inizio, tanti giovani, voi non invecchierete più, dicono, cioè il processo di fermare l'età riguarda i giovani oggi, non le persone già anziane. Io ormai sono fuori, spero soltanto di cavarmela stando un po' meglio, e infatti l'interesse dei giovani su questi temi è altissimo. Io ho organizzato l'anno scorso un convegno con i più grandi scienziati del mondo e 25 billionaires under 25, miliardari che hanno meno di 25 anni, che vogliono investire in longevità. Sono rimasta stupefatta. Quando io ero giovane i vecchi sembravano un altro mondo che non ci interessava. Ecco, detto questo, abbiamo pensato di organizzare a Milano un convegno, si chiama Riscrivere il Tempo, vi faccio vedere in anteprima il nostro manifesto. È il più grande convegno mai organizzato al mondo sulla longevità. Ci saranno più di 70 scienziati, tra cui, non so, gente come David Sinclair, Luigi Ferrucci, Nir Barzilai, i più noti al mondo, tantissime donne, perché poi ci tengo molto a promuovere la presenza femminile nella scienza, ma non solo, nel senso che, come si è detto giustamente, la longevità è un problema che riguarda la società. Fra 20 anni avremo 2 miliardi di persone sopra i 70 anni. Come li gestiamo? Che cosa ne facciamo? Bisogna ridisegnare l'economia, bisogna ridisegnare le città, bisogna pensare al lavoro. Avremo dei giuslavoristi che parleranno di come cambiare i contratti di lavoro. Perché se le persone vanno in pensione a 65 anni e poi hanno altri 60 anni di vita sana, che cosa fanno? Com'è il rapporto tra giovani e anziani? Cioè il tema è infinito, e c'è oggi quella che io chiamo la longevity rush, che è una corsa alla longevità che assomiglia alla corsa dell'oro alla fine del secolo scorso. Tutti investono in longevity. Il re dell'Arabia Saudita ha fatto un fondo di 120 miliardi, si chiama Evolution, per investire in longevità. Jeff Bezos, Peter Thiel, Altman investono miliardi. Allora, perché? Perché è arrivata alla terza età o alla quarta età la generazione dei baby boomers. I baby boomers sono quelli che hanno i soldi, perché hanno vissuto nel boom economico e quindi hanno messo via un bel gruzzoletto, non hanno più i figli da mandare a scuola e da mantenere, quasi sempre non hanno più i genitori, molti ce li hanno ancora perché ormai si vive oltre 100 anni, e hanno i soldi da spendere.
Qual è l'interesse principale di una persona di 70 anni che ha soldi da spendere? Indovinate un po'. Non invecchiare, mantenersi in forma e, se possibile, vivere più a lungo. Quindi c'è anche dietro un mercato, tant'è vero che noi abbiamo chiamato il nostro convegno riscrivere il tempo, scienza e miti nella corsa alla longevità. Perché scienza e miti? Perché c'è, si dice tanto, ma la scienza provata è poca e i miti sono tantissimi. Ed è fondamentale capire che cosa, c'è gente che prende 70 integratori alimentari al giorno, servono a qualcosa? Tutte queste sostanze di cui si parla hanno veramente un effetto o è un mercato? Ecco, noi di questo parleremo per una settimana. Io devo ringraziare moltissimo il Comune di Milano che mi ha chiamata per organizzare questo convegno, mi ha dato questa opportunità. Porto a tutti i saluti del sindaco Sala, che mi ha pregato soltanto di manifestare il suo sostegno, perché con questa iniziativa, dice, che riunisce a Milano tanti prestigiosi esperti e studiosi, la città si conferma come punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale e il mondo della ricerca. E questo è fondamentale, cioè l'Italia è spesso fuori dalle grandi tematiche della ricerca, no? Si parla dell'America, di Harvard, del Giappone, della Cina. L'Italia ha delle eccellenze strepitose. Io ho fatto parecchi anni fa un convegno che si chiamava I cervelli che non fuggono, quando si diceva che tutti i cervelli fuggono, e ho chiamato 50 scienziati italiani, scoprendo che in posti come la Sicilia, la Sardegna, eccetera, c'era gente che lavorava con la NASA, che lavorava con la Cina. Cioè abbiamo delle eccellenze non valorizzate che sono importantissime. Milano ha 8 centri per il cervello, che sono tra i più importanti al mondo. Ecco, noi abbiamo cercato di coinvolgere tutti. Questo evento è un evento promosso da me, a cui ha aderito Aeon, a cui hanno aderito altri, e anche la grande comunità scientifica milanese, per cercare finalmente di fare sistema paese. Moltissimi degli scienziati che vengono sono italiani, che magari lavorano a Harvard. Non so, Luigi Ferrucci, che è un'autorità mondiale, è un italiano che è il capo della NIA, che è il National Institute of Aging americano a Bethesda, che fa parte del National Institute of Health. E come lui ce ne sono tantissimi. Allora, ritroviamo l'orgoglio di questo paese, ritroviamo l'orgoglio della nostra scienza. Noi siamo tra l'altro un paese che ha una delle massime popolazioni anziane al mondo. Ecco, e anche popolazione anziana ancora attiva. Preserviamo il tesoro cognitivo delle persone anziane, questo è un tema estremamente importante. Volevo dire all'onorevole, parlando, perché la Svizzera ha appena fatto un piano nazionale per prevenire la salute del cervello, con un italiano, il professor Bassetti, che presenteremo anche al summit, e che c'è in questo momento un'attività anche in Finlandia, in Olanda, eccetera, di paesi che stanno preparando programmi proprio per la prevenzione della salute del cervello, e quindi forse l'Italia potrebbe aderire, sarebbe molto interessante, perché ecco, in questa situazione è fondamentale che le istituzioni, il governo, i politici si attivino, perché non dobbiamo trovarci impreparati a questo grande cambiamento. Grazie mille. Voglio ringraziare questa meravigliosa ragazza e ti voglio scritturare per il nostro convegno come testimonial, perché abbiamo bisogno dei giovani. Grazie mille. Grazie mille e grazie moltissimo. Siamo in chiusura, io vorrei dare la parola prima al dottor Marino e poi all'onorevole Di Lauro per 30 secondi di saluti finali, con un messaggio che è quello del professor Garattini, ovvero che prevenzione è rivoluzione. Ecco, scusate, voglio solo dire che se a qualcuno interessa abbiamo la cartella stampa, per cui potete, scusate. Grazie mille Gianluca, grazie mille a tutti. In chiusura l'invito chiaramente di Viviana, poi gli spunti che sono emersi con la parte istituzionale politica, ma l'invito è a tutti noi, cioè fare sistema. L'ho detto poc'anzi, lo dobbiamo ribadire, l'Italia può diventare, grazie alla sua, alle sue caratteristiche demografiche che sono chiaramente peculiari e socio-economico-culturali, sul fronte poi della forza scientifica, delle menti che abbiamo, semmai rimpatriare qualche mente o iniziare collaborazioni di sinergia con l'estero, diventare un hub della longevità, un hub che ci possa permettere di essere caso studio e caso internazionale per a livello globale. E quindi grazie mille a tutti voi.
Quando si parla di rimpatri dei cervelli, con me si sfonda una porta aperta. Io sono della provincia di Napoli, quindi so bene cosa significa quando si è in qualche modo costretti a lasciare e abbandonare la propria terra perché non ci sono, diciamo, opportunità. Quindi con me su questo punto davvero sfondate una porta aperta. Niente, in conclusione voglio dire che sono davvero felice di aver contribuito a creare questo momento di aggregazione. Il tema, come ho detto in apertura, è di grande interesse, di grande importanza. Vedrò volentieri anche a Milano per ascoltarvi e approfondire ulteriormente. Sicuramente nel frattempo gli interventi, che sono stati molto interessanti, mi hanno fatto comprendere che c'è ancora tanto da fare, quindi magari in Commissione Affari Sociali potremmo intanto proporre un'indagine conoscitiva che approfondisca alcuni temi come i marcatori dell'invecchiamento, dove c'è ancora, no, un po' di lavoro. Bisogna ancora un po' mettere a sistema, no, tutti i dati che abbiamo, quindi da parte mia massima collaborazione, disponibilità e grazie ancora a tutti voi che avete partecipato. Grazie, rinnovo il ringraziamento a tutti i relatori che hanno partecipato e dato un grande contributo e un grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e che ci aiuterete ad amplificare questo messaggio importante. Buona giornata.